Zelda? Guarda che bella. Due aspetti, uno di assoluta evidenza, su cui è davvero padre, inaudito che non si intervenga in modo risolutivo e basta, cioè voglio dire, come dicevo oggi sul Corriere, cioè non puoi discutere, neppure si discute, non ci possono essere i bivacchi di fronte a San Lorenzo, punto, basta, fine, cioè non, cosa stiamo a discutere? Cioè, non ha senso, e né l'accampamento intorno alle colonne, cioè voglio dire, sarebbe come fosse, non so, il Colosseo aperto la sera e va dentro la gente a bere la birra, ma sai, la cosa dell'altro mondo, voglio dire, cioè, su questo davvero è scandalo. Lì, secondo me, scusi se mi intrometto, lì dovrebbe esserci una voce risolutiva da parte del Vescovo che dice: amministrazione, si chiude. E va lì con una piantina che mostra dove si fa la recinzione, punto. E alle 8 di sera si chiude, fine. Quando finiscono le funzioni si chiude. C'è un problema di proprietà, perché la piazza è del comune, le colonne sono del comune, noi abbiamo i gradini. Allora il Vescovo è intervenuto nel 2005, vabbè, è comune, e no? Comune. Tutto si è fermato lì. Ma scusi, ma il comune, no? Ed è il comune, non è neanche di un privato. A parte quando sei di un privato, ci sono tutti i metri. Il mese di gennaio il sindaco ha detto agli assessori: questa delibera non si porta in giù. Sì, appunto, ma è inaudito. Cioè il Vescovo, secondo me, ecco, quello è inaudito, no? Esattamente come ci fossero i bivacchi sotto la chiesa di San Marco, come ci fossero i bivacchi, non so, a San Pietro, cioè quello è inaudito. Cioè non si discute, ma che cosa si discute? Cioè si fa una recinzione elegante, bella, di bel ferro battuto, leggera intorno, e si chiude con la chiave alle 8 di sera, fine. Allora, le cose da fare secondo me sono le seguenti: imporre una riduzione d'orario, perché è chiaro che se tu continui a vendere come avviene, birre fino alle 2, alle 3 di notte, è chiaro che fino alle 5 la gente ci resta per forza. Mentre se tu cessassi alle 9 è evidente che alle 10 se ne vanno. Sappiamo tutti che poi il comune dice: io non ho le forze economiche per il controllo, eccetera, eccetera. Quindi deve esserci una concertazione con la prefettura. Il comune deve farsi carico di beccare il prefetto, che coordina le altre forze dell'ordine, e ci si mette d'accordo per il controllo. Il controllo su che cosa? Sulla chiusura. E poi sulla non vendita di bottiglie all'esterno. Non vendita. Controllo, perché questo è fondamentale, che non escano con le bottiglie, eccetera, eccetera, che non ci siano neanche vendite abusive. È fondamentale per disincentivare anche l'andare lì. Cioè, è chiaro, no? Devi creare dei meccanismi per cui la gente sia, per cui i giovani siano meno incentivati ad andare in quel posto, perché su quel posto possono fare quel cavolo che vogliono e nessuno li controlla, è chiaro che vanno lì piuttosto che altrove. Quindi il divieto tassativo di esportazione di bottiglie di vetro, va bene, quelle le possono consumare soltanto all'interno dei locali, il divieto assoluto, e controlli che possono essere soltanto mix, cioè non il comune, perché il comune non ha la possibilità di farlo, devono esserci un giorno la polizia, un giorno la finanza, un giorno i carabinieri, un giorno i vigili, e controllano che avvenga la chiusura a quell'ora e ci fanno un'altra passeggiatina verso le 2, 2:30 di notte a prendere l'ubriaco, lo schiamazzatore, eccetera, perché non possono, cioè è reato, non possono disturbare la quiete pubblica oltre l'ora che è stata stabilita dall'ordinanza. Perché altrove possono dire: ma succede in tutte le città, non così come qui, assolutamente, lo posso garantire, non succede come qui, non esiste una situazione analoga. No? Proprio di barbarie totale, insomma, no? Cioè, così veramente credo che sia unico in Europa la situazione. Ma lo scandalo mondiale, su cui veramente puoi sputtanare uno a livello mondiale, dal New York Times, eccetera, è la situazione che lei ha qui davanti sul Sagrato. Grazie. Abbassa la tappina. No, veramente.
bello, bello.